Poi ho preso questo qua che ero curiosissima di provare, ho sentito diverse recensioni, è lo shampoo ayurvedico all'amla che dona ai capelli praticamente volume e volume. Vediamo se troviamo. No, non c'è neanche la descrizione in italiano. Comunque si lascia i capelli brillanti, voluminosi e praticamente è all'interno, c'è anche l'olio essenziale di Ylang Ylang, ce l'ho fatta, che è anche per lo stress, quindi calmante. Ok, ve lo faccio vedere. Nel frattempo Angelica sta distruggendo il bagno come sempre. Il tempo sta andando avanti, sì, vero? No, perché ogni tanto io parlo da sola. Ok, questo qua è lo shampoo. Il packaging è bellissimo, mi piace veramente tanto. È un pannolino da piscina quello, amore. E l'odore mi piace. Mi dà l'odore... Non riesco a spiegare da cosa. Vediamo sugli ingredienti se riesco a trovare qualcosa che mi possa aiutare. Dove sono? Eccoli qua. Allora, c'è l'aloe, vabbè. Ah, dentro c'è anche il neem, lo shikakai, la ritta. Ci sono quindi altre varie erbette all'interno. Comunque ha un odore veramente buono. Penso allora sia adatto solo da Ylang Ylang. Ylang Ylang, sì. Comunque veramente buono, e quando lo provo vi saprò dire. Ok, ultimamente sono andando in fissa per gli shampoo, perché sono piena di shampoo. Però mi piacciono veramente tanto, anche perché vedo di ottimi risultati sui capelli e quindi poi ci trovo ancora più soddisfazione. E questo qua, shampoo all'amla, 9,90€ dell'HD. Comunque penso che questo mi durerà una vita, anche perché io ormai lo shampoo lo diluisco sempre, quindi amo molto, ora che finisce. E poi ho preso sempre dell'HD, che ho sentito parlare molto bene, e l'olio alle 10 erbe per la cellulite. Eccolo qua, questo qua. E, sì, c'ha il tappino così, però così non riesco a sentirlo, e ha un odore, l'ho messo ieri sera questo, si assorbe molto velocemente, non lascia la pelle unta. Io faccio sempre dopo la doccia con la pelle umida, applico l'olio come si dovrebbe fare, invece la mia mamma lo applica con la pelle asciutta. Comunque anche lei che lo applica con la pelle asciutta fa un bel massaggio e dice che si assorbe, quindi non c'è nessun problema. Un po' di 12 mesi, sono, mi sembra che siano, ah sì, 210 ml. E ha un odore, a me ricorda l'odore delle spa. È un odore abbastanza sul balsamico, non tanto comunque. Comunque ha dentro l'olio di rosmarino, l'olio essenziale di rosmarino, la curcuma. Sì. Perché sto leggendo la parte... Che è scritto in arabo? No, è scritto in inglese. No, è qua che era scritto in arabo. È in arabo. Indiano. Comunque, la prima impressione è stata buona. L'ho utilizzato ieri sera e devo dire che mi piace. Anche perché ormai l'Angelica mi ha... si è fatto suo l'olio, quello dell'Anthos, al muschio bianco, e lo vuole lei. Quando finita la doccia gli devo mettere quell'olio là, allora io mi sono presa questo, così quello là se lo finisce lei, visto che gli piace tanto. E sì, glielo metto io comunque, se lo mette da solo. E poi, penso di aver finito, vi dico il prezzo un attimo, è sopra il divano che sta conversando con le bambole. Olio anticellulite alle 10 erbe, 13,90€, ok. Poi, la mia mamma si è presa di nuovo l'olio di cocco della Camuti, perché si è trovata benissimo. Aveva preso quello dell'HD sul barattolo di vetro, è andata a scaldarlo in microonde. No, prendere una presina, vero mamma? So che ha rotto poi il vaso di vetro con l'olio di cocco, ha sparso l'olio di cocco per tutta la cucina e quindi ha ripreso quello della Camuti che è in plastica. Poi ha preso il bio shampoo ristrutturante, quello del marchio non mi ricordo come si chiama il marchio, so che praticamente era una nuova linea che ha introdotto Ecobelli, però già da un bel po'.
E anche la bioacqua volumizzante, che hanno però un costo un pochino più elevato. Infatti il bio shampoo costa 19,80 euro e la bioacqua volumizzante 21 euro. Se volete andarla a vedere, comunque vi saprò dire se lei si trova bene o meno. Poi ha preso il balm anti-tree della Love the Planet a 4,50 euro, il sapone nero africano liquido, perché anche lei si era trovata benissimo con quello solido, però è un pochino più scomodo e quindi ho preso quello liquido, che è insomma più facile da utilizzare. E basta. Poi io avevo chiesto a... ogni tanto si sentono di quelle urla. Ok. E avevo chiesto di campioncini in più, appunto, avendo fatto, perché io faccio sempre ordini mega galattici in più anche per la mia mamma da dividerci. E poi mi è arrivata un'email con scritto che, siccome che non avevano più tanti campioncini a disposizione, mi avrebbero mandato un omaggio. E sono stati veramente carinissimi. Allora, come campioncini su sacchettino mi hanno messo questi qua, due della Madara, che una è la crema notte e una è la crema giorno, quindi proverò. Poi lo shampoo sempre all'extravergine della Saponaria, che conosco ormai perfettamente perché ce l'ho. E poi dentro mi hanno messo il loro omaggio, che è un altro balsamo labbra della Fleur de Lune al miele. E pensare che io questo qua l'avevo messo nell'ordine, solo che poi l'ho tolto perché avevo già preso tante altre cosine. Ho detto, ma sì, lo prenderò la prossima volta, fatalità, lo stesso gusto. E loro me l'hanno mandato come omaggio. E l'odore di miele è spettacolare, sembra proprio di applicarsi il miele sulle labbra. È veramente, veramente, ma veramente buono. Basta, mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Io vi chiedo scusa sempre per i miei video che sono un po' così sconfusionati, alla rinfusa. Se mi sembra di avervi fatto vedere un pochino tutto. Sì, controllo sul mio armadietto sotto, ok. E niente, io prossimamente vi faccio sapere come mi ci trovo con i prodotti. E spero di esservi stata utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!